e proviamo questo. Vedete che c'è anche la luce LED. E qui che belle scossine. Ecco, questo pellicolo è bellissimo. La panza della quarantena. Lo pulisco con l'isoform e adesso metto la vitamina C prima di tutto. Ogni tanto uso le mie cartine per verificare il pH della vitamina C, perché deve essere tra 3, 5 e 4. Ma se vi mettete a utilizzare il pH, più che altro lo controllo ormai i quantitativi degli attivi che metto sono sempre gli stessi. Ma se provate a verificare qualsiasi crema o qualsiasi forse solo i detergenti intimi, ma i detergenti per il viso non menzionano mai il pH del prodotto. Sì? Sì? Ok, grazie, sì, va benissimo, va benissimo, grazie, ciao. Mi porta gli avocado. Avevo dimenticato di comprarli. Ho messo la crema contorno occhi. Sto finendo ancora, no, questa di Dior Capture Total. Si vede? Sì, questa. Abbondo, perché in questo periodo meglio abbondare anche con il cibo. È scollato, ma semplicemente perché ho appoggiato alla finestra. Infatti vedete il lavello e il mio casino. Direi che questo microcorrente è un po' più forte dell'altro e poi è a giorni un po'. Lo uso più che altro per il LED, un pochino più forte, quindi ci va tanto gel, l'acido ialuronico, mi metto un po' così. Non eravate a Daisy, bene. Oh signore, non faccio con Medix.
finisco con un balm della talco alle alghe marine e alla fine, non ve ne ho mai parlato, questa consistenza, carino, cioè alghe marine. Dovrò uscire più tardi, non mi va tanto. Essere onesta non mi va per niente. Posso anche decidere di non farlo, cioè non ho impegni che mi obbligano ad uscire, ma devo reagire a questa cosa, la sindrome della capanna. Sindrome della capanna. Ci vediamo dopo per il make-up, un pomeriggio. Io ho fatto. Troppo curiosa di provare questo fondo di Sensai che mi ha mandato Manuela Rodriguez, che è un fondo anti-aging. Total Skill Foundation in Almond Beige. Adesso questo vabbè è SPF 15, ma io ho già messo la protezione solare e dovrò uscire perché poi aspetto dei ragazzi che mi aiutano a fare le cose con le piante. E voglio, ecco, questa è la confezione dentro. Sono proprio curiosa di riprovarla dopo tantissimi anni. È come aver trovato. Allora, proprio mi limito a utilizzare anche la sua spugnetta che inumidisco con Estetil è il mio spray all'acido ialuronico, così che mi serve per rinfrescare. Mi è andata sopra la maglietta, quella con le perle che ho preso qua. Ho fatto un po' di cambio di stagione, vediamo come viene così, Certo, Rocialde è piccolina. Forse me lo ricordo uguale. Non lo so. Colore bello. Almond beige, uso anche qualcosa di Laura Mercier come colore, ovviamente non sarà lo stesso Almond Beige. Voglio capire perché ha una consistenza powdery. Forse non avrei dovuto bagnarlo, però mi ricordo che lo bagnavo. Forse no, allora quello era cremoso perché io lo mettevo, sì. Non avrei dovuto bagnarlo, ho fatto una cavolata. No, provo a prendere un'altra cosa, Troppo piccolo per usare questo kabuki, però. Ecco, sì, no, era. Quello era cremoso, quello che usavo. Comunque, vado di kabuki. Sì, si sta. Ho riprovato un Sensai ancora di questo periodo perché io non mi sento, magari oggi sia bello assolato, ma non mi sento per niente estate. Sì, fa un bel effetto, carino, cioè io che lo tengo come una cosa. Scaldo un po' perché è un po' come sempre con questo. Cioè, ragazzi, lo metto qua solo per scaldare un po'. Vabbè, ragazzi, c'ho la sindrome da capanna. Voi informatevi, è inutile che ve lo spiega io cos'è la sindrome da capanna. È quello di trovare la propria pace.
la propria tranquillità in casa e avere difficoltà ad uscire, insomma, poche parole. No, ma cioè, faccio una cosa, metto un po' di questo così, però siccome ho messo a posto dei rossetti, cioè, non c'entra niente ragazze, ma questo è una limited edition di Pupa che ho trovato fra tutti i rossetti, il rosso con dei brillantini, lo vedete qua? Allora, devo asciugare le labbra, ecco, tamponate. Adesso mettiamo un rosso natalizio al 22 di maggio, che giorno è oggi, così, ma tanto lo tolgo perché devo andare a fare spesa alle 2, perché mio fratello c'ha solo gli orari strani. Lo tolgo, Ma siccome non l'avevo mai provato? E proprio c'ha i brillantini. Questo ho messo con la matita, ovviamente. Ma così, per sognare un po', per ricordare i vecchi tempi. Ne metto un po' qua, vedete cos'è? Facciamo gli scacchiette. Ah, signore mio. Un po' di scacchiette qua. Le scacchiette ce le lasciamo. Che bella faccia di Pasqua. Ma io sono contenta. Cioè, anche se ho preso qualche chilo, chi se ne frega, c'ho la faccia bella tonda. Però, no, ho preso 2 chili esattamente. Però credo che siano, cioè la pancia sì, ma credo che ci siano anche un po' i muscoli che pesano di più, credo. Insomma, quello che è. Gli scacchietti li abbiamo fatti. Katie Jane insegna sempre. No, guardate che bello. Cioè. Carina questa signora che mi ha lasciato un commento che mi diceva: perché non ti fai delle mesh biondo freddo? Qui che illuminano, tolgono un po' di anni, ma come io faccio tanto per fare l'antigiallo e mi devo andare a fare le mie... Ma io sono tanto felice di essere grigia e anziana. Andiamo a balcone. Sai, rossetto Pupa, bellissimo, edizione natalizia e nient'altro. Che cosa ho messo più? No. Ah sì, qualcosa di Diego Della Palma. E scacchette rosse, ecco, le napoletane mi capiscono, scacchette rosse col rossetto. Vabbè, mo ci togliamo il rossetto per quando andiamo poi al supermercato. Ciao, buona vita, prendiamola così.